Allora Dide, la vittoria con la Fiorentina è finalmente è stata una bella soddisfazione per il Verona, adesso arriva un'altra gara molto importante perché questa volta è proprio contro una diretta concorrente. Sì, è vero, penso che noi abbiamo fatto una, una grande partita il sabato scorso contro la Fiorentina e dopo 90 minuti non meritiamo molto le tre punti, Beh, come l'ho detto, è il domenica prossima è la più importante. Um, è... Uh, facciamo, facciamo una grande partita anche. All'andata hai parato un rigore, <ride> Ma cosa, cosa è successo? Sì, è vero. Però eh, prendere un rigore è, è un po' sfortunata, e, e dopo è la più importante che noi abbiamo vinto il partita, e è importante per fare lo stesso eh, domenica prossima. Col sonno di poi, dopo la gara di Firenze, tu che sei dietro a tutte, <ride> lì dietro uh. in porta, come vedi la crescita di questa squadra? Um, penso che noi dobbiamo fare molto del de progresso e um, è importantissima per ancora migliorare. Per quando noi guardiamo all'inizio del campionato, e adesso è molto um, dobbiamo molto migliorare. e Quindi um, vediamo per la prossima partita e al, tutto il campionato ancora. Grazie. Prego. Elena, all'andata a Ravinna un tuo gol valse il parziale 2-1 con l'abbraccio poi ad Angelica che ti aveva servito l'assist. Domenica magari potresti ricambiare il favore? Sì, innanzitutto dobbiamo pensare soprattutto alla partita, poi le gioie personali vengono alla fine, però dobbiamo pensare a portare casi tre punti e fare una bella partita. Parlando della partita, quanto è importante questa per il Verona? È importante per la continuità perché ora come ora dobbiamo pensare a fare punti su punti, ogni punto è una piccola gioia per la salvezza e quindi bisogna vincere partita su partita. In ottica continuità, quanta forza vi ha dato quella vittoria a Firenze, quanto coraggio vi ha dato quell'abbraccio finale tutte quante? Molto e infatti dobbiamo pensare a vincere in, continu in continuazione appunto per uh, esultare perché i sentimenti comunque vanno sempre più positivi e bisogna vincere.